Salve a tutti gli amici di Tech Different, ben ritrovati con questa nuova puntata del nostro podcast. Mi scuso per la settimana scorsa per non averlo pubblicato, ma non sono riuscito a registrarlo. Comunque mi rifaccio in questa settimana. Le news più interessanti che trovate su Tech Different nella settimana appena trascorsa, o meglio nelle due settimane appena trascorse, sono le seguenti. Alcune delle news, poi per trovare tutte le altre logicamente vi invito a visitare il nostro sito nonché la nostra pagina YouTube per i restanti video, e moltissimi anche, devo dire. Allora, iniziamo subito come al solito con le recensioni. Abbiamo recensito NetSpot, che è un client per analizzare le reti wireless sia della propria abitazione ma anche di un intero ufficio, magari un intero condominio, un applicativo davvero interessante. Poi abbiamo recensito una videocamera JVC Everio R Quad Proof con una batteria davvero performante. Abbiamo recensito proprio ieri le Rockbox Cube e Round in edizione in tessuto di Fresh & Rebel, sono degli speaker wireless. E poi abbiamo recensito su tutti il dispositivo più interessante, il nuovo MacBook Air da 12 pollici rinnovato da Apple proprio poco tempo fa. Noi l'abbiamo tra le mani, l'abbiamo acquistato e abbiamo avuto modo di testarlo per alcune settimane prima di proporvi la nostra recensione approfondita come al solito. Passiamo ora alle news, partiamo con quelle della settimana scorsa prima di questa, ovvero il resoconto della conferenza Google I.O. 2016 con tutte le novità che trovate nell'articolo dedicato. Poi abbiamo avuto modo di comprendere purtroppo che ci sono state milioni di password e dunque profili LinkedIn che sono stati hackerati. È una cosa abbastanza grave questa, soprattutto per la piattaforma molto molto utilizzata da milioni di persone. Poi abbiamo parlato anche della possibilità di avere i Touch ID sui prossimi Mac o MacBook Pro soprattutto, e questa è una possibilità davvero interessante. Non è una novità perché già alcune aziende, se non erro Toshiba, l'aveva già implementata su alcuni notebook. Poi passando a ancora a questa settimana abbiamo avuto modo di vedere i nuovi Moto G4 e G4 Plus tramite, abbiamo avuto il comunicato stampa, la presentazione di questi due dispositivi, i nuovi dispositivi che fanno parte ora, come tutti sapete, di Lenovo. Motorola è stata acquisita da Lenovo, quindi a breve li avremo anche noi in test, li abbiamo già richiesti. Poi abbiamo visto anche Pebble che ha presentato i suoi nuovi dispositivi sulla piattaforma Kickstarter, è partito il progetto e saranno disponibili da fine settembre alla spedizione, quindi ci sarà moltissimo tempo per ordinarli. Poi abbiamo un'ultima news fresca, ovvero il programma di permuta Apple, e qui vorrei soffermarmi un attimino. In pratica, in cosa consiste questo programma di permuta? Non è il classico programma di permuta che portate i vostri dispositivi, ve lo valutano e basta, ma questa volta potete acquistare subito un altro dispositivo e pagarlo a rate, in comodissime rate. Purtroppo la valutazione dei dispositivi è davvero scadente da parte di Apple, infatti si parte dai miseri 75 euro per un iPhone 4S fino ad arrivare a 260 euro per un iPhone 6 come il mio, 16 GB. Trovate tutti i riferimenti nell'articolo dedicato. Direi di terminare qua, vi ringrazio per la cortese attenzione, vi auguro un buon weekend e alla prossima. Ciao a tutti!